mi pare, per tutti e per nessuno in particolare. Non sono uno di quelli che scrive per schimicare o per darmi più coraggio davanti alle mie pare, perché tanto ogni para finisce che ricompare. Non sono uno di quelli da penne e calamaio, ma prendo un foglio e ne scrivo un paio. Non sono uno, ma siamo in tanti e pure tu ci sei dentro. Ora che ascolti e ti muovi a tempo, ci ho messo tempo indeterminato a capire che il mio determinante non è orlato. Quindi posso muovermi da ogni lato, con in spalla la mia musica è una musa provocante dall'altro lato. Scrivo come un poeta ma non per fare figurone, se no cadiamo e ci bagniamo sagome di cartone. Come chi non ha capito che è una rima buona è figlia di un precedente milione. Per convincere gli altri devi convincere te stesso, per arrivare prima degli altri rimani te stesso. Per convincere gli altri devi convincere te stesso, per arrivare prima degli altri rimani te stesso. Scrivo, ma non lo faccio per il cash, anche se in tasca ammetto che fa comodo. Scrivo su un sofà morbido, su un coma logico che mi imprigiona questo vuoto cosmico e ti ribalta lo stomaco. Non sono un classico ma tutt'altro, mi basta un pitto, un foglio bianco e poi rigetto i miei pensieri e lo faccio meglio di chiunque altro possa farlo, perché li ho criptati con il linguaggio delle emozioni che le provoca sui miei strati e che a pensarci troppo si diventa malati. Corriamo controcorrente per il mondo come puro sangue bendati, canto la mia ballata che tu ascolti con le cuffie strada, oppure sul bus o alla fermata. Non c'è cura per questa testa malata, la via più bella se ripida e credi a me che non l'ho mai cambiata. Per convincere gli altri devi convincere te stesso, per arrivare prima degli altri rimani te stesso. Per convincere gli altri devi convincere te stesso, per arrivare prima degli altri rimani te stesso.